Che fortuna avervi entrambe nella mia vita. Cos'è questa voce? Ma è... Papà? Questa deve essere la casa in cui vivevamo quando ero piccola. Ci saranno altri oggetti da cui sentire i ricordi di papà. È così piccola. Incredibile, un giorno sarà abbastanza grande da bere vino col suo papà. Quindi a papà piaceva il vino. Sbatte il cucchiaio ogni volta che li ascolta. Sarà una musicista. Chissà se papà suonava qualche strumento. Di sopra. Andiamo. Cavolo, non ne ha mai abbastanza. Scommetto che mi dava da mangiare appena iniziavo a piangere. Rose è schizzinosa. Vuole mangiare solo purea di frutta. La frutta mi è sempre piaciuta. È una musica speciale per la nostra famiglia. Mi sembra di averla già sentita. Mi piace. Non vedo mamma da una vita. Questa è la mia stanza. Cresce così velocemente. Ogni giorno è più grande. Com'è piccola questa culla. Sembra quasi stia già crescendo troppo per queste tutine. Pensare che un tempo ero così piccola. Chissà se mi somiglierà quando sarà grande. Oh, sembro così felice.
Una lettera per me. Buon mezzo compleanno, Rose. Il mio regalo è una promessa. Ci sarò sempre per te. In qualunque caso, ci sarò ogni compleanno mentre spegni le candeline sulla torta. Ti preparerò la colazione e ti porterò a scuola ogni giorno. Ci sarò quando farai un brutto sogno e canterò per farti riaddormentare. Ti abbraccerò quando tu starai male e ti dirò sempre che andrà tutto bene. Tu sei la mia adorata Rose. Non dimenticarlo mai, papà. Nessuno ti ama. No! No! Michael! Michael, aiuto! Michael! No! Indovina un po'. Quella cosa che stai cercando non è qui. Quindi non hai il cristallo purificante. Ovviamente no. Per quello devi andare più a fondo. Molto più a fondo. Povera Rose. Non può fidarsi di nessuno. Perché mi fai questo? Nessuno ti ama. E quando morirai, sarai da sola! Basta giochetti. Devo uscire da questo.